I contadini che per anni nel fango delle trincee sognarono di mutare la propria condizione sociale, tornati a casa trovarono immobile la situazione nelle campagne. Gli uomini di governo non affrontano il problema della riforma agraria per non sfidare la grande proprietà fondiaria e per non perdere l'appoggio dei gruppi parlamentari liberali di destra. Da parte contadina intanto c'è un salto qualitativo di rivendicazioni. Gli aumenti dei salari e gli orari di lavoro passano in secondo ordine. Si chiede ormai la proprietà della terra e un diverso rapporto tra dirigenti e dipendenti all'interno delle aziende agricole. Le leghe, le cooperative, le camere del lavoro, in molte zone hanno il monopolio della manodopera, ma in cambio possono assicurare ai propri aderenti forza contrattuale, dignità di lavoro, assistenza materiale. L'azione delle leghe sfocia talvolta in eccessi e in violenze. Si danneggiano e si incendiano le proprietà agricole nel corso di alcuni scioperi. Questi episodi irritano la media e piccola borghesia. È il 1919, a inizio il cosiddetto biennio rosso, in un'Italia ancora contadina, dove i rapporti tra contadini e padroni sono rapporti ancora arretrati, se non addirittura semifeudali. Braccianti e mezzadri entrano in lotta contro i proprietari terrieri per ottenere migliori condizioni di lavoro e di vita. Ma disordini e scioperi si diffondono anche al nord, dove sono concentrate le prime industrie. È un clima incandescente che prelude a un evento rivoluzionario. La borghesia, gli industriali, gli agrari hanno paura. A interpretare la paura delle classi dominanti ci pensano le forze nazionaliste, intransigenti, nostalgiche della guerra, amanti della patria. 1 gennaio 1919. Nasce a Roma l'Associazione degli Arditi d'Italia. I loro valori sono orgoglio italiano, spirito di avventura, interventismo, coraggio fisico e morale. 11 gennaio 1919. Il leader socialista riformista Leonida Bissolati viene contestato durante un discorso alla Scala di Milano da un gruppo di nazionalisti, futuristi e arditi, fra i quali Benito Mussolini. ...23 marzo 1919. Un centinaio di giovani si radunano in piazza San Sepolcro a Milano per fondare i Fasci di Combattimento, voluti da Benito Mussolini. Il loro motto è rivoluzione e patria. Noi interventisti, avrebbe scritto in quei giorni, siamo i soli che in Italia hanno il diritto di parlare di rivoluzione. Né la parola ci sgomenta, come succede al mediocre pauroso che è rimasto col cervello al 914. Noi abbiamo già fatto la rivoluzione nel maggio del 915. Cifre alla mano, la riunione del 23 marzo 1919 in piazza Santo Sepolcro a Milano non può certo considerarsi un successo. Più importante, semmai, il quadro degli intervenuti: trinceristi, ex combattenti, interventisti rivoluzionari, futuristi, repubblicani, socialisti riformisti. Mussolini decide di dar vita a un nuovo movimento politico, i Fasci di Combattimento. Lo definisce un movimento antipartito, cioè un movimento che non vuole avere le caratteristiche dei partiti politici, un'organizzazione, uno statuto, delle regole fisse e soprattutto imporre una tessera. Vuole essere anzitutto un movimento temporaneo, contingente, il cui scopo è esclusivamente quello di sostenere la difesa della vittoria, considerata una vittoria mutilata, combattere i nemici interni della nazione, cioè i socialisti detti bolscevichi, e chiedere una radicale trasformazione dello Stato in senso repubblicano, anticlericale e tecnocratico. Ma bisogna tener conto del fatto che Mussolini era già un personaggio di livello nazionale come dirigente del Partito Socialista prima di convertirsi all'interventismo ed essere espulso. Quindi la sua iniziativa nel 1919 è quella di riprendere una posizione politica in questo nuovo fronte, che è quello che lui chiama della trincerocrazia, cioè il nuovo movimento che deve guidare l'Italia basandosi fondamentalmente sui reduci, su coloro che avevano fatto la guerra. In tutto il paese i movimenti di estrema destra cominciano a compiere azioni illegali, minacciose e violente contro i movimenti operai e contadini che inneggiano al socialismo. I fascisti si inseriscono nella lotta agraria tra mezzadri e proprietari
che infuria tra Bologna, Modena e Ferrara, e alla fine a prevalere sarà proprio lo squadrismo fascista. Le squadre fasciste mirano al cuore delle organizzazioni contadine, distruggono le sedi, colpiscono i capi, impediscono gli scioperi. Il 16 novembre 1919 si svolgono in Italia le prime elezioni politiche del dopoguerra. Viene adottato il sistema proporzionale. Possono votare tutti i cittadini maschi che abbiano compiuto 21 anni. Gli elettori passano da 8 a 12 milioni. Stravincono i due partiti di massa, i socialisti e i popolari cattolici di Don Luigi Sturzo, che ottengono rispettivamente 156 e 100 deputati. A Roma si insedia un Parlamento composto da uomini nuovi. La classe dirigente liberale esce sconfitta, i vecchi partiti dimezzano i loro rappresentanti. E allora chi governa il paese? I socialisti, da parte loro, rifiutano qualsiasi collaborazione con i gruppi borghesi. L'unica maggioranza possibile, dunque, è quella tra popolari e forze liberal-democratiche. I risultati delle elezioni segnano una sconfitta anche per i fascisti, che non ottengono nessun seggio. La delusione li porta a rivedere radicalmente i loro obiettivi. È la cosiddetta svolta a destra che provoca l'uscita dei futuristi dai fasci di combattimento. Da quel momento in poi i fascisti proclamano il loro disprezzo verso tutte le ideologie esistenti: liberalismo, democrazia e socialismo. La possibilità che il fascismo potesse avere un futuro era assolutamente esclusa. Lo stesso Mussolini si dà conto, lo racconta anche la sua biografa principale, l'amante Margherita Sarfatti, aveva deciso di abbandonare la politica dopo questa sconfitta e andarsene a suonare il violino in America o a scrivere commedie. E per tutto il 1920 il movimento fascista non ha una posizione di rilievo in Italia. Il cambiamento tuttavia avviene, perché Mussolini si rende conto che un movimento anticlericale, repubblicano e soprattutto basato esclusivamente sull'esperienza della guerra non aveva molto spazio in una società come quella italiana, dove nell'immediato dopoguerra dominano due grandi partiti di massa, il Partito Socialista e il Partito Popolare, che escono trionfanti dalle elezioni del novembre del 1919, e allora comincia a vedere in quale direzione può dirigersi per ritrovare uno spazio e un seguito politico. L'azione delle squadre fasciste si scatenò dove il movimento socialista era più forte, nelle grandi città del triangolo industriale e nelle campagne della Valpadana. I fascisti mi hanno circondato e mi hanno rotto il bastone addosso. I lavoratori agricoli, dopo 40 anni di lotte, stavano per ottenere grandi vittorie sindacali. Cominciò la guerra contro il nuovo nemico. Io quel giorno andai a Bologna, fui riconosciuto dai fascisti e mi bastonarono. Spedizioni punitive contro i lavoratori, aggressioni a mano armata contro gli oppositori politici, incendi, saccheggi, devastazioni delle camere del lavoro, delle cooperative, delle sedi delle leghe. I fascisti mi prelevarono di casa, mi portarono alla sede del fascio, trovarono che avevo le pinze in tasca e mi strapparono 5 denti. Agosto 1920. Come reazione ai continui scioperi degli operai, gli industriali dichiarano la serrata, ovvero la chiusura delle fabbriche. La risposta operaia non si fa attendere. È il momento della grande occupazione delle fabbriche. 300 stabilimenti a Torino, Milano e Genova vengono occupati da più di 400.000 lavoratori. Gli operai organizzano servizi armati di vigilanza e in alcuni casi proseguono la produzione. Per molti di loro questo è solo l'inizio di un processo rivoluzionario. Nonostante le pressioni degli industriali per sgomberare le fabbriche con la forza, il nuovo governo Giolitti cerca una soluzione. Ottiene per gli operai gli aumenti salariali richiesti e la promessa, mai attuata per la verità, di un controllo sulla gestione aziendale. Le fabbriche vengono sgomberate pacificamente, ma la conclusione del biennio rosso, che lascia sul campo centinaia di morti e migliaia di feriti, non fa diminuire la tensione e la paura tra industriali, agrari, borghesi e ceti medi, spaventati dal fantasma di una rivoluzione socialista.
21 novembre 1920. Scontri a Bologna tra socialisti e fascisti. Sulla piazza rimangono morti e feriti. Nell'autunno del 1920 a Bologna e in tutta la provincia si tengono le elezioni amministrative. Bologna, Molinella, Medicina e molti altri comuni eleggono amministratori socialisti. In un primo momento sembra che i contadini debbano strappare nuove e importanti conquiste, ma è contro di queste che si scatena la reazione fascista. Nel bolognese viene stipulato un patto colonico chiamato Paglia Calda dal nome dei firmatari. Ma non basta riportare la tregua nelle campagne, diventa anzi l'occasione di una tragedia. L'eccidio di Palazzo d'Accursio. Così lo descrive uno dei protagonisti. I fascisti avevano distribuito dei manifestini nei quali si poteva leggere che non avrebbero mai permesso che i socialisti rimanessero a Palazzo d'Accursio e che avrebbero ricorso alla violenza. Invitavano in quei manifestini le donne e i bambini di non andare in piazza perché quella sarebbe stata una giornata di sangue. Mentre il corteo della manifestazione che arrivava da via Indipendenza con la banda in testa, i fascisti al comando di Arpinati e di Bonaccorsi cominciarono a provocare. Dal ristorante della Grande Italia si iniziò la sparatoria. E mentre questo succedeva nella piazza, nell'aula del Consiglio, un uomo, scavalcato la barriera che divideva il pubblico dall'aula consigliare, estrasse la rivoltella, sparò diversi colpi, fu ucciso l'avvocato Giordani, un uomo moderato. E poi il peggio arrivò. Da quelle finestre dei fascisti che erano riusciti a penetrare nelle aule del comune gettarono delle bombe sulla piazza. Fu la strage. 10 morti, 59 furono i feriti. Da qui si sviluppa il movimento fascista vero e proprio, cioè un movimento di massa la cui struttura fondamentale è l'organizzazione delle squadre, quindi lo squadrismo. Lo squadrismo non corrisponde al fascismo del 1919 creato da Mussolini, ma corrisponde ad un movimento di massa che si forma indipendentemente dalle direttive di Mussolini nelle province della Valle Padana, in cui emergono poi delle figure nuove, i capi di queste squadre, i capi squadristi come Farinacci, come Balbo, come Grandi. Il giovane Balbo fu, come Dal Copione, un giovane molto dinamico, una testa matta, non a caso si arruolò subito nella Prima Guerra Mondiale come volontario, come alpino, poi andò negli Arditi. È un ragazzo effervescente, intelligente, poco studioso, ambizioso, che si muove nel mondo di Ferrara come, devo dire, tanti altri giovani. Balbo diventa un uomo pubblico quando alla fine del 20 viene assoldato dall'agraria ferrarese per diventare il leader dello squadrismo e allora diventa un vero personaggio. In quel periodo, il dopoguerra, tutti i giovani, tutti gli ex combattenti cercavano un'idea di riferimento. Bottai nei suoi diari giovanili dice a destra o a sinistra purché ci sia un'idea. Balbo, come molti altri, la trovò nell'idea di Mussolini che aveva appena costituito i fasci e la applicò molto bene costituendo le squadre di picchiatori che in pratica riuscendo da solo giovanissimo a organizzare lo squadrismo fascista. 28 giugno 1919. A Versailles viene firmato il trattato di pace fra le potenze uscite vincitrici dalla Grande Guerra. È la fine degli imperi plurisecolari. L'impero zarista è crollato sotto i colpi della rivoluzione bolscevica. L'impero asburgico si è ridotto a poco più dell'attuale Austria e l'impero ottomano si limita alla sola penisola anatolica. È anche la fine di 4 monarchie in Austria, in Germania, in Turchia e in Russia.
La Germania sconfitta deve cedere alla Francia l'Alsazia e la Lorena, pagare ingenti debiti di guerra, ridurre l'esercito e abolire la coscrizione. Quanto all'Italia, il nostro paese ottiene il Trentino, l'Alto Adige, Gorizia, il Friuli orientale, l'Istria, Trieste, Zara, le isole del Carnaro, ma non le viene riconosciuta la città di Fiume. Per protesta, Vittorio Emanuele Orlando e Sidney Sonnino abbandonano i lavori della conferenza. In Italia si diffonde il mito della vittoria mutilata. 12 settembre 1919. Il poeta e scrittore decadentista Gabriele D'Annunzio, a capo di 2500 legionari, al motto di «O fiume o morte», occupa la città, proclamandone l'annessione all'Italia. Nella notte tra l'11 e il 12 settembre, il piano predisposto nel silenzio e nel fervore viene finalmente attuato. Guidata dal poeta soldato, l'avanguardia dell'Italia di domani muove da Ronchi alla volta della città contesa. Un ideale l'ha guidata, un ideale che trascende il significato contingente dell'impresa. Si guarda più in alto e più lontano. La volontà ha affondato nel terreno fertile, ma incolto del sentimento nazionale un vomere, il cui acciaio è temprato da 3 anni di guerra. Da quel solco germoglieranno domani i destini della nuova Italia. Il 12 settembre del 19 ha inizio la grande avventura di D'Annunzio. Unire Fiume all'Italia non gli bastava. Vuole anche abbattere lo Stato liberale. Il generale Pittaluga ha l'ordine di fermarlo. Io vado avanti, gli dice il poeta, lei può sparare qui. E indica sul petto la medaglia d'oro. O qui. E fa vedere la placca di mutilato. E Pittaluga lo lasciò passare. D'Annunzio a Fiume dice in un discorso: nel mondo folle e vile è una sola cosa pura. Fiume. Una sola verità, Fiume, un solo amore, Fiume. Poi butta tutto in metafisica. Siamo, qui dice, per la causa dell'anima, per la causa dell'immortalità. A Mussolini scrive una lettera di rimproveri. Tremate di paura, gli dice, su scuotete i pigri nella lunga siesta. Io non dormo da 6 giorni e la febbre mi divora, ma sto in piedi e domandate come a chi m'ha visto. I rapporti tra i due cominciano su questo tono. D'Annunzio gioca sull'equivoco. È appoggiato dalla destra, ma sembra dire alle sinistre che potrebbe essere loro amico. Prende contatto con gli anarchici, coi socialisti, oltre che ben inteso coi generali, ammiragli, industriali. Questo poeta anziano, che a oltre 50 anni era andato volontario in guerra e si era distinto per le sue imprese eroiche, diventa del dopoguerra il vero duce dei movimenti combattentistici, e lo è anche per i giovani fascisti. Lo stesso Mussolini in questo periodo, come dice uno storico che ha studiato l'esperienza di D'Annunzio, Nino Valeri, era una stella di minore grandezza rispetto alla grande stella d'annunziana che poi rifulge soprattutto con l'impresa di Fiume, quando D'Annunzio nel settembre del 1919 occupa questa città italiana che aveva chiesto l'annessione all'Italia, ma l'annessione non era stata concessa alla conferenza della pace di Parigi, e la occupa per rivendicare la italianità di Fiume e la sua annessione d'Italia. Inizia una esperienza straordinaria, nazionalista e rivoluzionaria insieme a Fiume, con D'Annunzio che diventa una sorta di principe rinascimentale, il comandante in questa città, e anche i pochi fascisti che già erano presenti in Italia corrono a Fiume, attratti dalla figura di D'Annunzio. E la salvezza, la mia stessa libertà, benvenito Mussolini, eia eia, alala, benvenito Mussolini, eia eia, alala. In Italia intanto i fascisti adottano le uniforme e i motti degli arditi di D'Annunzio. Si intitola Giovinezza anche l'inno ufficiale dei fasci, che un futurista di Fiume ha riadattato ad un vecchio inno degli studenti, e le migliaia di ragazzi che da tutta Italia avevano raggiunto Fiume torneranno con i maglioni neri e i teschi e i pugnali. Mussolini e D'Annunzio inizialmente vanno molto d'accordo, ma poi Mussolini, più concreto, più realista, si allontana sempre di più dal Vate. Più importante per lui è dedicarsi alla base elettorale e alla politica di Roma. L'avventura di Fiume ha i giorni contati. 24 dicembre 1920.
Le truppe italiane attaccano Fiume da terra e dal mare. È il cosiddetto Natale di Sacre. Viene colpito il palazzo del governo dove si trova Gabriele D'Annunzio. Il poeta abbandonerà l'impresa. Forse sarà la sua sensibilità profondamente latina che non può consentire ad uno spargimento di sangue italiano a rendergli inevitabile la suprema rinuncia, a dettargli l'ordine della partenza. Eravamo soli nella notte carsica di ronchi ed eravamo soli nella notte fiumana di Natale. Eravamo nella città della vita, eravamo nella città della luce. Eravamo intenti a un'opera d'anima. Uomini dal cuore ardente erano legati a cadaveri gelidi e perciò non vi poteva essere speranza di salute. E tuttavia noi vi credemmo. E tuttavia noi patimmo e lottammo fino all'ultimo. E che importa d'essere vinto nello spazio se sono destinato a vincere nel tempo? Ieri come oggi, oggi come domani, quando la stirpe o l'uomo sta per perdere la ragione di vivere, insorgere e risorgere. Gli arditi e i legionari fiumani non volevano riporre mostrine e pugnali. A molti di loro ripugnava rientrare nella normalità di una vita quotidiana, considerata squallida e piccolo borghese. La volgarità non era più repressa, ma veniva ostentata ed esplodeva nell'esibizione di alcuni simboli: il covo, il manganello, il teschio, la camicia nera, l'olio di ricino. Ma questi tratti psicologici, questi simboli e i miti del nazionalismo agitati da Mussolini nelle città, da soli non sarebbero bastati a far avanzare il movimento fascista. Nelle campagne padane furono i vecchi proprietari terrieri a dare un grande impulso al fascismo, perché trovarono negli squadristi lo strumento di rivincita contro i successi sindacali delle leghe contadine e le squadre d'azione, pagate con i soldi degli agrari, ingrossarono le proprie file. Il movimento fascista fu composto così da una base eterogenea proveniente in gran parte dalla piccola borghesia o dal sottoproletariato. Comune denominatore a loro scontento era la violenza. La fine dell'avventura di D'Annunzio a Fiume, alla fine del 1920, coincide con l'esplosione della reazione squadrista, cioè del fascismo vero e proprio, che si sviluppa nelle campagne della pianura padana dopo le elezioni amministrative del 1920, che avevano riconfermato l'enorme vittoria delle organizzazioni socialiste, del Partito Socialista, in gran parte delle città e delle regioni della Valle Padana. È proprio per questo che c'è un collegamento molto stretto fra l'ultima vittoria del Partito Socialista alla fine del 1920 e l'inizio della reazione squadrista che poi dilaga per tutto il 1921, perché in realtà di fronte all'assalto armato delle squadre fasciste il movimento socialista, che pure aveva predicato la violenza, aveva minacciato la rivoluzione, in realtà non riesce a reagire, e la sua incapacità a reagire alla reazione armata del fascismo apre la via per il potere al fascismo. Dal 15 al 21 gennaio del 21 a Livorno si svolge il 17° congresso del Partito Socialista Italiano. La sensazione dominante è quella della delusione rispetto alle aspettative rivoluzionarie del biennio rosso. L'ala estremista del partito accusa i dirigenti e il sindacato di aver svenduto la rivoluzione in cambio di un accordo sindacale. La sinistra, con Antonio Gramsci, Amedeo Bordiga, Angelo Tasca, abbandona il partito. Nasce così il Partito Comunista d'Italia. Livorno, 21 gennaio 1921. I delegati comunisti abbandonano il 17° congresso socialista e danno vita al Partito Comunista d'Italia. Il napoletano Amadeo Bordiga ne è il segretario e Gramsci è nel comitato centrale. Nel giugno del 22 è a Mosca all'esecutivo dell'Internazionale Comunista. Nello stesso anno l'Internazionale decide la pubblicazione di un quotidiano. Io propongo come titolo l'unità, puro e semplice. Personalmente io credo che la parola d'ordine, governo operaio e contadino, debba essere in Italia adattata così: Repubblica Federale degli Operai e Contadini. 28 febbraio 1921. Una squadra fascista devasta la Camera del Lavoro di Trieste. Poco dopo viene incendiata la sede milanese de L'Avanti. 23 marzo 1921.
Una bomba anarchica scoppia all'interno del teatro Diana a Milano. 17 morti e 60 feriti. Giolitti, da poco tornato al governo, valuta erroneamente la situazione e non ne intuisce la gravità. Egli pensa sostanzialmente che le violenze fasciste sortiranno l'effetto di far perdere voti ai socialisti nelle prossime elezioni e magari di far maturare quella loro partecipazione al governo che egli da anni attende ed auspica. In questo clima da guerra civile, Giolitti indice nuove elezioni per il 15 maggio. Il vecchio leader liberale favorisce l'ingresso dei candidati fascisti nei blocchi nazionali. Sono liste di coalizione tra conservatori, liberali e democratici per contrastare i due partiti di massa, popolari e socialisti. Perché il fascismo vince? Vince sicuramente perché si avvale di uno strumento nuovo, la violenza militarmente organizzata adoperata contro i nemici politici che sono assolutamente impreparati a reagire a questo tipo di lotta politica. Il secondo elemento è l'organizzazione squadrista, cioè questa organizzazione militare che concepisce la politica come una guerra permanente contro i nemici e la militanza politica come un atto di fede nei confronti di questa nuova divinità che è la patria, incarnata poi nei fascisti e nel loro duce. Il terzo elemento è che la lotta politica in Italia, anche nei momenti più violenti, non era mai stata una lotta politica di bande armate come quella che introduce il fascismo in Italia. Molti non capiscono dove potrà portare questo movimento, perché tutti sono convinti che il fascismo, anche se armato in squadre, anche se organizzato in partito, è destinato ad esaurirsi, perché non ha nessuna ragione di poter sopravvivere. E questa sottovalutazione apre al fascismo la strada del potere. 15 maggio 1921. Le elezioni portano alla Camera 35 deputati fascisti. Mussolini invita le forze politiche ad un patto di pacificazione, ma chi si oppone a questo patto sono gli uomini del fascismo agrario intransigente, Farinacci, Balbo e Grandi. Hanno paura che la fine delle violenze significhi anche la fine dello squadrismo. 2 agosto 1921. Reduce dai trionfi al Metropolitan di New York, appena sposato con Dorothy Benjamin, muore a Napoli Enrico Caruso, il più celebre tenore del mondo. 7 novembre 1921. Nasce a Roma il Partito Nazionale Fascista. Nel febbraio del 22 a Giovanni Giolitti succede Luigi Facta, che forma l'ennesimo governo di coalizione, il quinto in soli 3 anni. Inizia la lunga agonia dello Stato liberale sotto l'assedio del Partito Nazionale Fascista, che spadroneggia nel paese come un esercito di occupazione, sostenuto dal consenso di molti settori del ceto medio. I fascisti iniziano ad occupare le città, sfidano le autorità locali, interrompono la vita cittadina, vogliono dimostrare che prefetti e amministratori sono o vanno subordinati agli squadristi. 12 maggio. La città di Ferrara viene assediata dagli uomini di Italo Balbo. 2 giugno. 20.000 squadristi giunti da ogni parte mettono a soqquadro Bologna per 5 giorni. 4 luglio. A Milano i fascisti distruggono la sede dell'Avanti e quella dei Lavori. 13 luglio. La città di Cremona viene occupata dagli squadristi. Incapace di controllare la situazione, il governo è costretto a dimettersi e altrettanto impotente appare l'esercito. Mussolini lancia l'ultimatum: se non interverrà il governo, saranno i fascisti a ristabilire l'ordine, con ogni mezzo. 1 agosto. A Milano, i dimostranti vengono investiti dalle pallottole delle mitragliatrici dell'esercito. 3 agosto. Gli squadristi occupano il municipio di Milano, rifanno funzionare i tram, poi i treni e le poste. 4 agosto. Lo sciopero è finito. Si contano decine di morti e di feriti, cooperative agrarie saccheggiate, case del lavoro distrutte. Mussolini disse: o ci daranno il governo o lo prenderemo calando su Roma.
Mussolini attende a Milano. È tutto pronto per la marcia su Roma. I nodi ferroviari, gangli vitali di comunicazione, vengono rapidamente occupati dagli squadristi che i treni convogliano alla capitale. L'esercito della rivoluzione, che ormai aveva conquistato quasi tutta l'Italia, reduci gloriosi e gioventù magnifica, sporchi di fango e di polvere, affamati e assetati, ma non sazi di ardimento, urge alle porte di Roma. Roma o morte è il loro grido, il loro motto. All'alba del 28 le camicie nere giungono sotto la pioggia alle porte di Roma. Il Consiglio dei Ministri si riunisce d'urgenza. Il capo del governo, Facta, proclama lo stato d'assedio per fare intervenire le forze armate. Ma il re, Vittorio Emanuele III, si rifiuta di firmare. Incapace di far fronte alla situazione, il governo si dimette. L'esercito si ritira e lascia Roma nelle mani di 25.000 squadristi. Mi telefonarono da Roma. E... 16 novembre 1922. Mussolini pronuncia alla Camera il discorso detto del bivacco, esplicito preannuncio del regime fascista. Mi sono rifiutato di stravincere e potevo stravincere con 300.000 giovani armati di tutto punto, decisi a tutto e quasi misticamente pronti ad ogni ordine. Io potevo castigare tutti coloro che hanno diffamato e tentato di infangare il fascismo. Potevo fare di quest'aula sorda e grigia un bivacco di manipoli. Potevo sprangare il Parlamento e costituire un governo esclusivamente di fascisti. Potevo, ma non ho, almeno in questo primo tempo, voluto. C'è la convinzione, lo stesso Mussolini lo lascia credere, che il fascismo in realtà vuole la normalizzazione, cioè nel momento in cui va al potere è vero sì che promette la normalizzazione, ma per esempio comincia ad introdurre alcune innovazioni nella politica italiana che erano già in direzione antidemocratica. Per esempio viene creato un organo di partito, il Gran Consiglio del Fascismo, che in realtà comincia ad organizzare quelle che saranno le leggi varate poi successivamente dal governo di Mussolini, e poi trasforma le squadre armate, lo squadrismo, in milizia volontaria per la sicurezza nazionale, cioè in una milizia armata legalizzata agli ordini di Mussolini. In nessuno stato parlamentare fino a quel momento era mai accaduto che un organo di partito elaborasse delle leggi che il governo ufficiale poi doveva approvare, e che un esercito privato, una bande armate che avevano distrutto le organizzazioni politiche degli altri partiti, venissero legalizzate e messe agli ordini del capo del governo. Già queste due novità introdotte dal fascismo fanno pensare ad alcuni pochi, ma ad alcuni pochi osservatori antifascisti, che il fascismo al potere già per la sua stessa natura significava l'inizio dell'agonia della democrazia parlamentare. A questo punto è finalmente al potere. Il suo governo, il primo guidato dai fascisti, si presenta come l'unico capace di stabilire l'ordine e dare al paese le riforme di cui ha bisogno. La politica economica del ministro De Stefani adotta da subito scelte liberiste, contenendo la spesa pubblica e comprimendo i salari. Contemporaneamente, come nel resto d'Europa, concede la giornata lavorativa di 8 ore, una normativa che rimarrà in vigore fino al 1997. Tra le prime decisioni del governo c'è anche l'abolizione della festa del 1° maggio. Al suo posto viene dichiarata festa nazionale il Natale di Roma, il 21 aprile. Il regime vuole esaltare la romanità come mito moderno, imprimendole il sigillo fascista. Il primo governo Mussolini si appresta anche a modernizzare la pubblica amministrazione, ma è nel mondo della scuola che si registrano le novità più importanti. 27 aprile 1923. Viene approvata la riforma Gentile.
Gentile, liberale di destra, come ministro dell'istruzione può convogliare anche l'appoggio del Partito Popolare, che ben vede il suo appoggio alla scuola privata, che in Italia è sempre stata cattolica. Ben presto però il rapporto con il fascismo diventa sostanziale. Gentile dichiara grande fede nel fascismo e ne prende la tessera. Dopodiché si impegna affinché la rivoluzione fascista si attui dopo la scuola nell'intera società. A fianco al fascismo degli squadristi, Gentile mette in pratica il fascismo del consenso. È anche l'ispiratore nel 1925 del Manifesto degli intellettuali fascisti, scritto da lui e corretto da Mussolini, che porterà alla rottura con l'amico di un tempo, Benedetto Croce. Gran parte della cultura d'avanguardia italiana formatasi all'inizio del Novecento, i futuristi e i vociani aderiscono al partito fascista e si può dire che non c'è giovane intellettuale in quegli anni in Italia, specialmente intellettuali militanti nel grande movimento della filosofia idealistica di quegli anni, che non aderisca al fascismo. E poi ci sono i nazionalisti, ai quali non si può negare una cultura in materia di politica estera, una cultura in materia di rinnovamento autoritario dello Stato. Tutti questi filoni confluiscono nel fascismo e gli forniscono una ideologia e una cultura. Quindi credo che l'errore compiuto dai contemporanei del fascismo sia spesso compiuto anche dagli storici quando negano che sia esistita una cultura fascista. L'obiezione più semplice che si può fare è: com'è possibile che un partito di massa possa conquistare il potere di uno Stato avanzato per quell'epoca, di una grande potenza per quell'epoca, e governare per 20 anni senza avere idea di quello che voleva fare? E quando parliamo di un'idea, di un partito di massa, noi parliamo della sua ideologia e parliamo della sua cultura. Allora, vedete, noi siamo stati aggrediti proprio in questa posizione qui. Andavamo al cinematografo, che davano i moschettieri. I tre moschettieri. E siccome l'avevamo visto la sera prima, pensavamo di andare a prendere un caffè al bar. Venivamo di là, i sicari sono venuti da questo punto qui. Erano i due. E ci hanno aggrediti alle spalle, Ma siccome qui c'è sempre un vai e vieni di ragazzi, non ci abbiamo fatto caso, chi correva dietro. Abbiamo sentito correre, ma si pensava che fossero ragazzi, e non ci siamo voltati indietro e ci hanno colpiti di sorpresa. Nella notte tra il 23 e il 24 agosto del 23, ad Argenta, in provincia di Ferrara, sicari dello squadrismo ferrarese, guidati da Italo Balbo, uccidono il parroco Don Giovanni Minzoni. Don Minzoni si era rifiutato di fare il cappellano della milizia, non aveva accettato che i giovani esploratori si trasformassero in balilla e non aveva nascosto la propria vicinanza al Partito Popolare. Ma lei era molto amico di Don Minzoni? Da bambino sono sempre stato assieme a lui, un ragazzo. Era più giovane, era ragazzo. Io ero più giovane di lui. Nato a Ravenna nel 1885, figlio di un albergatore, dopo l'ordinazione sacerdotale e la destinazione ad Argenta, Don Minzoni parte per la guerra. Cappellano militare, amato dai soldati e dagli ufficiali, decorato sul campo. Al ritorno si getta nell'azione, che per lui non è solo pastorale, ma sociale. Aveva fatto una cooperativa. Lui era un uomo molto dinamico, molto, molto lavoratore, insomma. Aveva costituito una cooperativa della Lega Bianca, così chiamata, perché i primi, diremmo così, scontri ha avuto con gli avversari, appunto perché lui non vedevano bene che questo Don Minzoni creasse queste cooperative, eccetera. Ma secondo lei perché i fascisti si sono accaniti contro di lui? I fascisti o io? Allora era il momento che erano dietro a organizzare i giovani Bolil, credevano che gli dasse fastidio e si sono voluti vendicare, non so. Qualunque cosa accada, io sarò davanti ai miei giovani. Anche se il fascismo è al potere e non ci sono più gli scontri quotidiani nelle piazze, non per questo sono terminate le spedizioni punitive contro gli oppositori del regime. Nel clima di violenza e di intimidazione in cui si svolge la campagna elettorale per le elezioni del 6 aprile, i fascisti uccidono a Reggio Emilia il deputato socialista Antonio Piccinina. Mussolini, intanto, è riuscito anche a far approvare una legge elettorale che premia la lista di maggioranza che con il 25% dei voti ottiene i 2/3 dei seggi parlamentari.
Il 6 aprile si svolgono le elezioni in un clima di tensione. Il listone dei fascisti conquista il 66,3% dei voti, alle opposizioni va il rimanente 33,7%. È comunque una vittoria disomogenea, perché nel nord proletario gli oppositori ottengono più consensi dei fascisti. I seggi assegnati al listone fascista più i fiancheggiatori sono 374, quelli all'opposizione 161. È iscritto a parlare l'onorevole Giacomo Matteotti. Ne ha facoltà. Onorevoli colleghi, le elezioni, secondo noi, non sono valide. Nessun elettore italiano si è trovato libero di decidere secondo la sua volontà. È una serie di fatti. Matteotti sia breve e concluda. L'onorevole Gonzales, al quale fu impedito di tenere a Genova un comizio pubblico, 10 giugno 1924. Il deputato socialista unitario Giacomo Matteotti viene aggredito e rapito a Roma da 5 uomini mentre si trova sul lungotevere Arnaldo da Brescia verso le 5 del pomeriggio. Il giorno dopo si aprì la seduta alla Camera. Un deputato si alzò, il deputato Gonzales mi pare, e dichiarò che la Camera chiedeva che si facesse luce sulla sparizione di Matteotti e che il governo si pronunciasse su questa questione. Naturalmente Mussolini non rispose e allora tutta la sinistra della Camera, comunisti, socialisti e repubblicani, eccetera, si alzò e uscì. Poi fu chiamata Aventino questa riunione di tutti i deputati che dichiararono, fecero subito una dichiarazione scritta che venne mandata alla stampa, dichiararono che non avrebbero ripreso il loro posto nel Parlamento se non nel momento in cui fosse stato o restituito Matteotti o comunque dato spiegazione della sparizione di Matteotti. Lo sgomento e l'emozione sono enormi, il regime è sotto accusa. Mussolini, incolpato di essere il mandante, è isolato. Confesserà qualche anno dopo che sarebbero bastati 50 uomini di polso per rovesciare il governo. Io di quelle riunioni e di quello che avvenne in quei giorni ero informatissima, perché vedevo Gramsci sempre, quotidianamente. Ci vedevamo proprio perché erano giornate così ardenti, come diceva lui. Ci vedevamo a pranzo, a cena, in qualche posto e lui mi raccontava tutto, mi riferiva i discorsi. Qualche volta ci faceva anche un po' di ironia sopra, eccetera, e mi riferiva l'andamento della questione. 16 agosto 1924. Il cadavere di Giacomo Matteotti viene ritrovato in un bosco nei pressi della via Flaminia, a 20 chilometri da Roma. Il 20 agosto, per volontà del governo, quasi in segreto, le spoglie mortali di Giacomo Matteotti sono trasportate da Monterotondo, vicino Roma, a Frattapolesine, in treno. Ciononostante, lungo quel tragitto, migliaia di persone rendono un ultimo silenzioso e commosso omaggio al deputato socialista. Matteotti è ormai a tutti gli effetti un martire del socialismo e della lotta antifascista. Il delitto Matteotti è la conseguenza di una trasformazione della politica che era iniziata in Italia con l'avvento del fascismo al potere. Uccidere, assassinare o anche con l'idea semplicemente di ricattarlo, di aggredirlo, ma comunque finisce l'aggressione a Matteotti con un omicidio commissionato dai fascisti vicini a Mussolini, era già di per sé la dimostrazione che in Italia, con l'avvento di un partito armato al potere, la democrazia era già in agonia. Quello che accade dopo il delitto Matteotti è, da una parte, la convinzione che il fascismo, compiuto questo efferato delitto, sia ormai destinato a morire. Gramsci addirittura nell'agosto parla di un fascismo che è ormai cadavere. Matteotti, Filippo Turati commenta il delitto Matteotti e quello che accade dopo, dicendo che sostanzialmente il fascismo si stava scavando la fossa da solo. In realtà nel dicembre del 1924 molti sono convinti che il fascismo, sotto la pesante accusa di aver organizzato un delitto così mostruoso come quello di un deputato italiano, sia ormai finito. Il 3 gennaio 1925 il fascismo imbocca orgogliosamente e spavaldamente la via della dittatura. 3 gennaio 1925. Discorso di Mussolini alla Camera. Dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea e davanti al popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale,
storica di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate bastano ad impiccare un uomo, fuori la corda. Se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello, e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la colpa. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere. Con quel discorso Mussolini esce apertamente dalla Costituzione dello Stato liberale. È la fine della vita democratica basata sulle elezioni, i partiti, il Parlamento, oltre che sulla divisione dei poteri e sulla libertà di stampa. È l'inizio della dittatura. L'Italia, dice Mussolini, vuole la pace e noi gliela daremo, con amore se possibile, con la forza se sarà necessario. 12 febbraio 1925. Il RAS di Cremona, Roberto Farinacci, è nominato segretario del Partito Nazionale Fascista. Rappresenta l'ala intransigente del partito. 14 giugno 1925. Il regime annuncia la battaglia del grano per ridurre le importazioni di frumento dall'estero ed incrementare la produzione cerealicola. La battaglia del grano era stata il primo esperimento di propaganda totalitaria. Il duce in persona premiava in quegli anni i veliti del grano e il 21 aprile, festa del Natale di Roma, si distribuivano le stelle al merito agli agricoltori distintisi nella produzione. Questa data riassumeva e simboleggiava il culto della romanità che il regime aveva reso obbligatorio. Esso mirava a esaltare non solo il mito guerriero di Roma imperiale, ma anche quello della ruralità, come espressione tipica dei valori della stirpe latina. Mussolini contadino era il risvolto bonario di Mussolini aviatore e guerriero. Per un decennio, la ruralizzazione dell'Italia era stata la principale direttiva del regime. La produzione del grano effettivamente aumentò fino a rendere il paese quasi indipendente dalle importazioni. Ma per ottenere questo risultato si andò incontro a conseguenze gravemente negative. Furono trascurate forme più remunerative di culture e fu impedito il progresso della zootecnia. Per sostenere la politica di ruralizzazione, i lavoratori agricoli, con una legge vessatoria, erano stati privati della libertà di spostarsi dalla propria residenza alla ricerca di posti migliori nell'industria delle città. E ciò era tanto più grave in quanto erano state chiuse anche le strade tradizionali dell'emigrazione oltreoceano. Mentre la Trebbia intona il suo gagliardo corale a torso nudo, il duce esperto trebbiatore, metodico, volenteroso e tenace, inizia il suo lavoro nel podere numero 2585. Avvenuto il Cristo! Accendi il motore! La trebbiatura comincia! Luglio 1925. Giovanni Amendola viene aggredito da alcuni squadristi a Montecatini. Nella mattinata si vedevano raggruppamenti di fascisti che si muovevano spavaldamente per la città, perché la presenza di Amendola nell'albergo La Pace a Montecatini in quel periodo era ritenuto dai fascisti un atto provocatorio. Gli ordini sono arrivati da Roma, dove già da una settimana si sa del viaggio del deputato a Montecatini. Carlo Scorza, allora federale di Lucca, guida l'operazione contro chi ha osato, come già fece Matteotti, denunciare le illegalità del regime. Amendola sente dalla sua camera i clamori delle squadre attorno all'hotel e nella piazza vicina. Riceve minacce telefoniche, insulti. Sa quali sono i rischi quando in un paese vengono a mancare le libertà democratiche. Amendola viene fatto uscire da una porta secondaria dell'albergo. Nella strada subisce una prima aggressione.
Due fascisti si infilano ai suoi fianchi al posto del tenente. La forza pubblica non interviene. Giovanni Amendola morirà a Cannes pure un anno dopo, a causa dell'aggressione subita a Montecatini. Novembre 1925. Viene sventato un attentato contro Mussolini. Il responsabile, Tito Zaniboni, sarà condannato a 30 anni di reclusione. La reazione del regime contro le opposizioni si fa ancora più violenta. 8 novembre 1925. I quotidiani L'Avanti e L'Unità sono sospesi. Poi tocca La Rivoluzione Liberale, la rivista fondata da Piero Gobetti. 7 aprile 1926. Mussolini subisce un attentato a Roma. Una donna inglese, Violet Gibson, spara al duce un colpo di pistola colpendolo solo di striscio al naso. 23 agosto 1926. Rodolfo Valentino muore a New York in seguito ad un attacco di peritonite. L'idolo del muto è già una leggenda. Al suo funerale, sventimenti e suicidi di donne. Il 31 ottobre del 26 Benito Mussolini sfugge a un nuovo attentato mentre è a Bologna. In città circolano strane voci. Si dice che sia giunto un ordine da Roma di organizzare un finto attentato a Mussolini. Il duce ha approvato il piano. Servirà come pretesto per varare le leggi eccezionali che il ministro della giustizia Rocco ha già nel cassetto. L'attentato ci sarà, ma uno vero, non finto. Ad ogni buon conto, i fascisti bolognesi, alla vigilia della visita del duce, portano in giro per la città un fantoccio impiccato. Chiedono la pena di morte per chi osi attentare alla vita di Mussolini. 31 ottobre, ore 9:30. Mussolini comincia la sua giornata inaugurando il Littoriale. Ore 11. Parata militare nella piazza di San Petronio. Ore 16. Le cerimonie sono finite. Mussolini è irritato. Il finto attentato non ha avuto luogo. All'angolo tra la piazza e via Indipendenza, in un punto chiamato il Canton dei Fiori, la macchina improvvisamente rallenta. Chi ha sparato? La folla si lancia su un ragazzo. Il presunto attentatore cade trafitto. Si chiama Anteo Zamboni. Ha 15 anni. 14 colpi di pugnale hanno dilaniato il corpo del ragazzo. In un solo anno, 4 volte, la mano di un assassino si è levata contro la persona del primo ministro. 4 volte la nazione ha tremato per la vita del suo duce. La patria ha diritto di difendersi. La pena di morte contro chi attenti alla sacra persona del capo del governo è la giusta e severa sanzione che tutto il paese invoca oggi a gran voce contro chi osi tentare di deviare o di interrompere il fatale ascendere della nostra gente. Nei giorni seguenti la violenza fascista torna a scatenarsi, ad esempio a Napoli, dove viene presa d'assalto la casa di Benedetto Croce. Subito viene approvato il testo unico di pubblica sicurezza che stabilisce la pena di morte per chiunque metta in pericolo la vita del sovrano o quella del capo del governo. Spetta al ministro della giustizia, Alfredo Rocco, dare un'apparenza di legalità al bavaglio che si sta per mettere al popolo italiano. In attesa che il Parlamento, è una pura formalità, approvi il testo delle leggi eccezionali, una serie di provvedimenti amministrativi vengono imposti agli italiani. È la pratica soppressione di ogni residua forma delle libertà garantite dalla Costituzione.
Dopo il discorso del 3 gennaio, il fascismo piuttosto rapidamente, sia pure gradualmente, procede alla distruzione del regime parlamentare fondato sulla libertà di stampa, libertà di riunione, libertà di organizzazione e soprattutto la pluralità delle forze politiche presenti nel Parlamento, con una serie di leggi che vengono varate tra l'estate del 1925 e l'autunno del 1926, le cosiddette leggi fascistissime. Praticamente si smantella tutto quello che era lo Stato parlamentare creato nei precedenti 60 anni di vita unitaria e comincia a prendere forma quello che sarà lo Stato a partito unico, il regime fascista, il regime totalitario. Questo disegno di legge dovrà ora essere votato a scrutinio segreto. Domandiamo la votazione per appello nominale! Calpestando lo spirito del regolamento, la votazione ha luogo per appello nominale. Presenti e votanti 353. Hanno risposto sì 341. Hanno risposto no 12. I 12 rappresentanti del popolo italiano che in un clima di linciaggio ebbero il coraggio di dire no furono Vincenzo Bavaro, Egidio Fazio, Luigi Gasparotto, Alberto Giovannini, Giuseppe Lanza di Trabia, Francesco Musotto, Livio Pivano, Michele Poggi, Giacomo Scotti, Marcello Soleri, Ernesto Pasqualino Vassallo, Ettore Viola. Novembre 1926. Gramsci viene arrestato. Ustica deve scontare 5 anni di confino. Ma nel gennaio del 27 viene accusato dal Tribunale Militare di Milano di cospirazione contro i poteri dello Stato. Viene trasferito nel carcere milanese di San Vittore. 26 novembre 1926. Viene istituito il Tribunale Speciale Fascista. Saranno inflitte pene severissime a chi si renderà colpevole di attività politica contro il regime. ...31 dicembre 1926. La data del calendario fascista deve essere aggiunta a quella del calendario civile su tutti gli atti ufficiali delle amministrazioni pubbliche. Il giorno d'inizio è quello della marcia su Roma, il 28 ottobre del 1922. Scarpe, ma pezzi di coperta, paglia e cartone. Troppo agghiacciante, una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna.